Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: in attesa dei mitici scontri del sabato sera, e durante il resto della settimana, Rai e Mediaset hanno iniziato a scontrarsi. Due prodotti televisivi dedicati alla musica. Ognuno con le sue particolarità, ognuno con i suoi conduttori. E per il pubblico a casa, tra i conduttori, non c'è storia. Non c'è stagione migliore dell'estate per godersi la musica. All'aperto, in ogni angolo di strada, basta una radio o una chitarra per iniziare a cantare e a ballare. E poi i concerti live. Una volta c'era il Festival Bar che catalizzava le attenzioni dei giovani che avevano voglia di ascoltare le loro canzoni preferite. Quelle che si ascoltavano in spiaggia o nelle località turistiche. L'importante era trovare un bar ed un jukebox, inserirci la mitica monetina, selezionare il brano ed iniziare a cantare. E quella selezione poteva, per giunta, permettere al cantante preferito di aggiudicarsi la vittoria finale nell'altrettanto mitica Arena di Verona. Da quando l'ideatore di quel magnifico progetto, Vittorio Salvetti, ci ha lasciato il Festival Bar è lentamente scomparso. In questi anni sono nati dei progetti simili, da battiti live in onda sulle reti Mediaset e Team Summer Hits, che è la grande novità Rai di questa stagione. E per l'evento firmato Rai, ieri c'è stato il primo appuntamento. E tutto nuovo, il programma e chi lo ha condotto. Team Summer Hits si può intendere come la risposta della Rai ai battiti live provenienti da Mediaset. Ma se il programma musicale del Biscione ha già alle spalle anni di esperienza, la proposta canora della televisione di Stato sta muovendo adesso i suoi primi passi. Così come le rispettive coppie di conduttori. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci da anni ormai dividono la conduzione dell'evento musicale creato dal gruppo di Cologno Monzese. Stefano De Martino ed Andrea De Logu sono due conduttori all'esordio, ma non se n'è accorto nessuno. Nella prima serata, per mille motivi la più difficile di tutte, la coppia si è trovata di fronte una meravigliosa piazza del popolo, gremita fino all'inverosimile, con una grande voglia di musica. Stefano De Martino ed Andrea De Logu la musica l'hanno offerta su un piatto d'argento, accompagnata da un'intesa sul palco che ha stupito soltanto chi non li conosce. Che coppia! Musica di assoluto livello e due conduttori che hanno saputo reggere l'esordio in maniera coinvolgente, intendendosi alla perfezione nonostante per loro fosse la prima co-conduzione. La coppia si è divertita ed ha divertito, con sorrisi ed allegria trascinanti. Ed il popolo del web, incantato dalla coppia De Martino De Logu, ha iniziato il confronto con l'altra coppia di conduttori, Palmieri Gregoraci. L'esito del confronto è stato inequivocabile. Lo scontro frontale ha riguardato principalmente la parte femminile delle due coppie, con protagoniste Andrea De Logu ed Elisabetta Gregoraci. Alla fine l'esito è stato favorevole ad Andrea De Logu, preferita alla conduttrice di Soverato. La De Logu può vantare un'esperienza radiofonica che in queste circostanze può risultare fondamentale per marcare una netta differenza. La Gregoraci questo background sicuramente non lo possiede, ma già dal prossimo 5 luglio, al primo appuntamento di Battiti Live, avrà modo di mostrare le sue notevoli capacità. La sfida è soltanto all'inizio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.